contatti con la famiglia di Chico Forti nascono nel mese di novembre dell'anno scorso, quando del Comitato L'Onda di Chico, che ci sta ascoltando e vedendo in streaming in questo momento insieme alla famiglia di Chico, prendiamo i contatti con lo zio Gianni Forti, proponiamo una serata pubblica da svolgere nel nostro comune, con la quale portare a conoscenza di quanti non fossero ancora informati sulla vicenda triste, dolorosa del nostro non solo connazionale, ma anche conterraneo Enrico Chico Forti. E da parte sua c'è stata subito la massima disponibilità, tanto che ci siamo attivati. Ho informato naturalmente prima la giunta di questo e contestualmente ho proposto alla giunta in via informale di procedere con la posizione di uno striscione. Ciò che poi è sorto dalla discussione informale in giunta è stato quello di eventualmente portare poi più avanti la discussione in consiglio comunale, perché eventualmente la decisione doveva appartenere al Consiglio e non al singolo o alla singola maggioranza. Dato sta che quando ci troviamo poi con lo zio Gianni a iniziare a programmare questa serata qua, è successo quello che è successo, dovuti star fermi dei mesi e la serata momentaneamente è saltata. 2 settimane fa, in concomitanza precisa ed è tutto casuale con l'anniversario della morte di Gianni Versace, chi ha un po' seguito la vicenda, o se non l'avete fatto e ne avrete modo, capirete che si tratta con ogni probabilità di 2 storie condotte da un filo comune. Incontro in comune Gianni Forti, lo zio di Chico, al quale insomma rinnovo la disponibilità del mio assessorato, ma della maggioranza, di svolgere una serata come quella che vi stavo raccontando prima. E nel frattempo gli chiedo: Gianni, dimmi cosa il piccolo comune può fare per fare qualcosa di forte, di bene nei confronti di Chico Forti. E Gianni mi dice: guarda, la prima cosa principale che mi viene in mente, ed è una cosa che dà forza a Chico, che come sapete è da 20 anni in un carcere, è la presa di posizione forte dei comuni in suo sostegno. Dobbiamo metterlo in votazione, occorre rileggerlo, mi pare sia palese, insomma. Allora, favorevoli all'approvazione di questo ordine del giorno? Contrari? Astenuti? Quindi approvato all'unanimità.